Svegli. È un momento importante questo della celebrazione dei congressi, col quale tutti noi ci siamo impegnati negli ultime settimane, fino. E devo, per la verità, ringraziare, anche perché poi a volte si lavora dietro le quinte, no? E quindi sono poi quelle cose che fanno riuscire bene i congressi dal punto di vista organizzativo. Le tre ragazze, Bruna, Ilaria e Maria, che si sono prodigate tantissimo anche per al fine di far riuscire bene questa sisi congressuale. Celebriamo quindi il secondo congresso, perché di secondo si tratta, in non di settimo, in quanto c'è per l'autoriforma della CISL, voi sapete benissimo che ci sono stati degli accorpamenti, e quello in Calabria ha interessato Catanzaro, Crotone e Vico. Quindi è anche un congresso, diciamo, quasi nuovo, ma molto, molto importante dal punto di vista politico. Celebriamo quindi oggi il secondo congresso territoriale della nostra federazione, consci della complessità dei tempi che stiamo attraversando e delle sfide che ci attendono. Io questa relazione ho voluto anche un pochino ridurla su alcuni punti politici, anche perché la presenza sia di Pino De Tursi e di Pino Marinaccio sicuramente ci daranno maggiore informazioni, quindi anche per lasciare a loro poi lo spazio con le loro competenze di approfondire gli aspetti più politici. È ovvio che io saluto in sala anche Cataldo, no? Cataldo Nigro, che è stato anche il mio maestro sotto l'aspetto non solo sindacale, ma anche sotto l'aspetto umano. Ho anche questa difficoltà, nella difficoltà anche nel vedere, perché un po' le luci cerco di distorsarmi, però più di questo non vado. Va bene, viviamo con passione, con intensità quello che oggi chiamiamo modernità, la viviamo da cittadini, da lavoratori, da dirigenti sindacali legittimati all'interno della più grande azienda di servizio del nostro paese, azienda grande, anche grazie al ruolo determinante, soprattutto responsabile di un grande movimento sindacale, moderno, aperto ai cambiamenti, che ha saputo accompagnare le tappe di un riordino in piedi da oltre 15 anni. Poste Italiane, esempio concreto del protagonismo del sindacato. Dopo un primo collocamento in borsa, quindi come vedete sono andato direttamente quasi già nell'intervento di borsa. Dopo un primo collocamento in borsa di una quota minoritaria del capitale di Poste Italiane, nei prossimi mesi si prospetta un ulteriore collocamento sul mercato di circa il 30% delle azioni, che porterà lo Stato sotto la soglia anche psicologica del 51%. La restante parte di proprietà azionaria resterà nelle mani di Cassa Depositi e Prestiti. Il quadro regolatorio del settore assumerà contorni più definiti, in quanto ho anche a che fare con telefonini che suonano, perché vabbè, ogni tanto c'è un'introduzione così, non è male, dai. Allora, dicevo che il quadro regolatorio del settore assumerà contorni più definiti, in quanto verrà meno l'ultimo pezzo di riserva, le notifiche a mezzo PTL. Le scelte strategiche di Poste Italiane, definite nell'ultimo piano industriale presentato dall'amministratore delegato, produrranno appieno il proprio effetto, a partire dalla finanziarizzazione degli uffici postali e della divisione mercati privati.
su di noi e sull'SLP il sindacato da sempre è di gran lunga maggioritaria e tradizionalmente influente per le scelte di politica aziendale, grava il compito di affrontare il difficile tema di riposizionamento nei confronti del lavoratore postale, ormai quotato in borsa, e delle sue decisioni strategiche, nella consapevolezza comune, con la sola eccezione dei decisori politici, che la scelta di collocare in borsa quote consistenti di capitale sociale di Poste Italiane ripercorre in maniera fedele le esperienze poco edificanti già raccontate in passato. Risulta priva di alcun progetto industriale e soprattutto trascura gli impatti sociali connessi, interni ma soprattutto esterni alla stessa azienda postale. Infatti, si priva l'intero tessuto imprenditoriale e sociale di un asset fondamentale, di un importante volano di crescita e di sviluppo. In tutta Europa, amici, i governi, vedi Germania, Francia, Svezia, ma tanti altri, fanno politica industriale anche con le imprese che hanno a disposizione. In Italia questo avviene. Il nostro è un paese ormai anomalo sotto l'aspetto per quanto riguarda il mondo del lavoro. Una mera operazione di cassa, di natura puramente ragionieristica, finalizzata ad ottenere una manciata di denari freschi per dimostrare al mondo la capacità di riduzione dello stock di un debito pubblico oramai fuori di ogni genere di controllo, unitamente alla volontà di finanziare progettualità che nulla hanno a che fare con gli interessi generali del paese, quello sano, il paese che lavora, che produce. I noti piani di salvataggio di talune banche, quelle della finanza disinvolta, impongono sacrifici pesanti spalmati sull'intera collettività, pur di agevolare favori ad appannaggio delle solite oligarchie economiche e finanziarie. Nulla di nuovo, direbbero gli storici, solo che adesso in gioco c'è il nostro destino, quello di oltre 140.000 lavoratrici e lavoratori che non potranno restare inermi rispetto allo scempio che si sta perpetrando ai danni di una realtà d'impresa da sempre percepita come azienda paese. A rischio quindi anche l'unicità aziendale, ossia quel sussidio incrociato di risorse economiche che ha permesso ai segmenti produttivi a rischio, redditività, ovvero il settore di visione corrispondenza, di sopravvivere nonostante le condizioni di un mercato contraddistinto da una lenta, costante crisi. Se nella divisione postale si dibatte ancora oggi su quale modello di sviluppo radicale, è proprio grazie alla sopravvivenza di quel concetto di unicità per il quale l'SLP si è battuta in tutti questi anni e per il quale continuerà a lottare nell'avvenire a salvaguardia degli oltre 50.000 posti di lavoro ancora presenti nel settore recapito. A rischio anche il principio di socialità, Pino, segretario nostro dell'UST Catanzaro Vibo Crotone, il principio di socialità mixato da oltre 15 anni con le ragioni di mercato che ha consentito a tutti gli attori in campo, sindacato e lavoratori in primis, di accompagnare con grande consapevolezza e senso di responsabilità tutte le tappe di un riordino di conti e di strutture organizzative, nonché di centrare il perseguimento di obiettivi sfidanti, impensabili ad inizio di percorso, quali gli attivi di bilancio consolidati nel tempo, politiche occupazionali e attive del lavoro, in un contesto paese dove il tasso di disoccupazione rappresenta una vera e propria piaga. Basti pensare alla Calabria, terz'ultimo in Europa, con il 65% di disoccupazione giovanile. E ovviamente Catanzaro, Vibo Crotone è pienamente coinvolta, con ben oltre il 30% di disoccupazione in generale. Quindi quello di mantenere un presidio operativo in ogni luogo, fornendo servizi soprattutto alle fasce più deboli, marginali e periferiche dello Stato. Ricostruire
quell'eccellenza d'impresa studiata ed invidiata nel panorama industriale di riferimento. Le relazioni industriali di questi ultimi anni, due anni, sono scadute a livelli bassi mai registrati in passato, neppure ai tempi dell'era passera, allorquando c'era lo scontro, uno scontro forte, ma improntato sulla quel senso di civiltà e di dialogo, anche al fine di trovare soluzioni condivise, soluzioni che andassero in direzione di risanamento di un'azienda e comunque salvaguardia anche delle tutele dei lavoratori. Pino, questo al momento è svanito, ma i management passano, le strutture restano e alla fine sono unicamente i lavoratori a raccogliere i cocci, come suol dire, causati da scelte sbagliate. La crisi economica di questi anni non si è ancora risolta, anzi ha allargato e consolidato i suoi effetti negativi sull'intera comunità economia mondiale, con conseguenze devastanti che sono sotto gli occhi di tutti. La rete finanziaria di Poste Italiane non è rimasta immune. Inoltre il rischio più che concreto di completa privatizzazione, unitamente ai processi di finanziarizzazione che avanzano senza soste, completano i contorni di un'azienda che rischia di essere inghiottita dalla spirale della speculazione finanziaria. Questo oggi è lo stato dell'arte in Poste Italiane. Un settore postale in deficit permanente, servizi finanziari in affanno, ma quello che invece rimane in piedi è la vendita di prodotti assicurativi, che come si dice la fa da padrone e che costituisce la maggiore fonte di redditività in un'azienda appunto come Poste Italiane, oltre il 50% dei ricavi. In un contesto di impresa così fortemente sbilanciato, ancora priva di una diversificazione vera, si può facilmente intuire che qualora venissero meno, per qualsivoglia motivo, quegli introiti a cui facevo riferimento prima, appunto del 50% dei ricavi provenienti da quelle vendite, no? di prodotti finanziari, l'intera azienda entrerebbe in crisi. Infatti, in mercati privati non si respira l'aria sicuramente di disfatta che affligge la divisione PCL o corrispondenza o recapito. Ma di certo non mancano chiari sintomi di malessere che rendono il settore stanco e statico. A rischio il patrimonio di fiducia accumulato in tutti questi anni attraverso scelte di mercato che hanno conferito priorità assoluta alla protezione e messa in sicurezza dei risparmi di milioni e milioni di cittadini che da sempre calpestano i suoli, i luoghi, gli uffici postali. La finanziarizzazione è l'acquisizione di quote di mercato, di quote azionarie o di mercato, consistenti in società specializzate, ormai tutti noi sappiamo, leggiamo e lo vediamo anche attraverso la comunicazione sui social, che ormai è divenuta, no, il nostro modo di comunicare tra noi, di informare più velocemente, è quella del, si parlava dell'anima holding, no? Che accelerano l'attuazione di un piano industriale che vede proprio nel risparmio gestito uno dei suoi pilastri importanti. In sostanza si rischia di riempire in questo modo i portafogli di prodotti a rischio, traslando in Poste quelle dinamiche di speculazione che non sono mai appartenute al patrimonio genetico della clientela postale. Chi intende speculare non è mai entrato in un ufficio postale, è andato altrove. I postali hanno servito e continuano a servire, no? in modo molto concreto e anche con quella fidelizzazione col cliente, no? E dei rapporti che con gli anni ci siamo mantenuti. Inoltre, un ulteriore atroce dubbio ci assale, che ci assale a noi tutti per la verità da un po' di tempo, se veramente Poste debba diventare o no. Intendono forse trasformare appunto in una vera e propria Poste Italiane, in una vera e propria banca? E se tramonta quel senso di affidabilità di cui parlavo prima e sicurezza da sempre riposto dai cittadini sull'attività dell'azienda paese, sarà la fine per Poste Italiane,
gli effetti negativi che ne deriverebbero sarebbero devastanti. Questo è il motivo del tanto clamore che ha suscitato nel mese di gennaio scorso la notizia lanciata da tutti i notiziari nazionali e testate giornalistiche più importanti sul disastroso esito degli investimenti immobiliari proposti a suo tempo dai nostri uffici di consulenza. In tale direzione una riflessione seria va fatta sulla consulenza guidata, e tra gli amici presenti ci sono anche molti specialisti, fino direttori d'ufficio. Saluto anche Cataldino Pinacchio, che è componente anche della segreteria del coordinamento nazionale quadri, e quindi credo che gli interventi che poi seguiranno, e mi auguro che questa mia breve relazione, perché di breve si tratta, perché sto quasi completando, è proprio per dare maggiore spazio anche agli interventi, perché credo che siano interventi stasera molto qualificati, Pino, che debbono sicuramente, ne trae vantaggio anche di, no? Anche tecnico, per poi poter meglio sviluppare le tue tesi. In tale direzione quindi una riflessione seria va fatta sulla consulenza guidata, e non aggiungiamo altro. Lasciamo appunto all'intelligenza di ciascuno le opportune conclusioni, nella consapevolezza che all'insorgere del fattaccio non ci sarà scampo e sconto per nessuno. Sfide nuove, responsabilità sempre maggiori gravano sui nostri sportellisti, sui nostri consulenti, sui DUP, nei cui confronti manca l'erogazione di una adeguata formazione e ruolo e formazione tecnica. L'azienda ancora oggi confonde la formazione con l'addestramento. Io che vivo, perché sono sportellista, e quindi ogni tanto spesso devo anche affrontare, no, operazioni postali, ma giro spesso negli uffici e so quanta ansia c'è, si vive in questo momento negli uffici postali, ma proprio perché per quella mancanza di protezione verso gli sportellisti, si va in difficoltà, si va in affanno, si dice nella relazione, si va in affanno per un assegno estero, si va in affanno per nel fare un antiriciclaggio, o perché gli alert non sono mai quelli più affidabili dal punto di vista anche delle responsabilità a salvaguardia del, perché stanno capitando tantissime cose proprio per la mancanza di questi alert che dovrebbero uscire, cose che invece in banca pare e sembra che sia una cosa molto diversa. Carenze di personale, di continui distacchi, strumentazione di frequente obsoleta e priva di un'adeguata manutenzione forniscono il quadro complessivo di un'attività gestionale da parte editoriale spesso improvvisata ed approssimativa. Di recente, mi soffermo un attimo anche per dare l'idea di quello che magari si è anche velocemente dito, no? Di recente è stato fatto un corso e-learning, Enzo, dove pare la 231, roba del genere, dove veniva proprio esposto in quella e-learning, che come se chi parlava fosse cosciente, consapevole che ogni sportello avesse un conto a banconote o verifica banconote. È ovvio che stava parlando a chi? A quelle, come si chiamano quelle che parlava la pubblicità dell'azienda, la ometti, che tu parlavi degli ometti, no? Agli alieni, no? Oh, mancano le conta banconota agli sportelli. Cioè, per verificare una banconota bisogna alzarsi, è ovvio che non si può fare perché c'hai di fronte il cliente. Cioè, queste sono le cose, no? Piccole, che poi ognuno di noi, lo sportellista, poi andiamo allo specialista, poi andremo ai quadri, no?
deve affrontare giorno per giorno. Sono queste, fanno vedere quel mondo, no, all'esterno, quel mondo così bello, così affascinante, quando poi invece manca il casco all'operaio perché deve andare ad aggiustare la lampadina a 20 metri di altezza. Il casco ce l'ha, noi non abbiamo il fondo abbandonato. Anche i quadri e non necessiterebbero di maggiore formazione e autonomia nella determinazione di carica motivazionale e valorizzazione del ruolo. Di contro, la loro azione è di continuo condizionata da input di servizi filiale, da pressioni di ogni genere, da un mare di incombenze, pratiche e responsabilità, con nessuna possibilità di autodeterminarsi nella gestione del personale e della clientela. Una su tutte, gli orari di lavoro. Non si dà certezza, no? A quello che è il disposto contrattuale. L'attribuzione dei budget. Si attribuisce il budget in un ufficio rispetto a un altro con lo stesso cluster, con lo stesso tessuto economico, in modo triplicato. Penso. Succede nelle nostre filiali, in aziende, succede dappertutto. E beh, al nostro approfondimento l'azienda dice invece che non c'è buona fede, però quando noi invece vogliamo entrarci dentro, vogliamo approfondire questa cosa, se ne esce fuori dicendo che no, se non è possibile, che non è. Quindi io credo che, a proposito dei quadri, ma credo che poi gli interventi completeranno anche questi ragionamenti, il nostro coordinamento, Enzo, Pino, il coordinamento quadri non può essere, deve essere rafforzato in questo momento, perché c'è un atto, voi l'avete visto, l'abbiamo sentito poco fa, ma poi Pino lo approfondirà, no? Per quanto riguarda il contratto, che si sono alzati perché volevano unificare a una, due, si capisce fungibilità, non si capisce niente, no? Quindi credo che il coordinamento quadri ad ogni livello, perché sennò saremmo fuori tutti, sindacato compreso, tutti quanti, se noi non diamo forza a quei coordinamenti quadri che sono ormai divenuti per noi anche a volte anche delle garanzie, perché ci sono i direttori che sono quadri dirigenti nostri, sono amici nostri che ci vediamo tutti i giorni. Quindi il coordinamento credo che vada fatto funzionare bene. Parlo di questo a qualsiasi livello, dico. Ma proprio perché siamo in una società oltre che esterna ma anche interna a noi, cioè quella società moderne che camminano veloci, se non sappiamo interpretare queste cose staremo fuori completamente, ci massacreranno e ci travolge il mondo. È ovvio che i quadri debbono poi prendere coscienza, no? Quindi dell'aggregazione, che da soli noi siamo solo un sindacato, facciamo i miracoli solo se abbiamo, no, la consapevolezza di essere insieme, di stare insieme, di fare squadra. Questo è il compito anche in questo momento di tutti i quadri, di stare insieme a noi, insieme tra loro, di fare squadra e di dire, quasi come si dice nella relazione, di creare quasi una lobby in questo momento. È come dire, chi tocca uno di noi tocca tutti noi. Questo è il senso della situazione che si vive in questo momento per quanto riguarda soprattutto i quadri. Anche il sistema premiante e il fattore meritocratico completano un quadro di certo poco edificante per la mancanza assoluta di trasparenza, di impossibilità di accesso ai dati. Insomma, la dirigenza, come si dice, se la suona e se la canta, con le gravi conseguenze in termini motivazionali per un segmento categoriale di valenza strategica per i risultati aziendali. L'ufficio postale per noi è e deve restare il cuore dell'attività. Se Poste Italiane vuole continuare a essere il motore di sviluppo inclusivo del paese, accompagnando cittadini, imprese e pubblica amministrazione verso la nuova economia digitale,
tanto decantata dagli ultimi governi e anche da questo amministratore delegato, offrendo servizi di qualità, semplici, trasparenti e soprattutto affidabili, dovrà continuare a utilizzare proprio gli uffici postali, potenziandone le piattaforme tecnologiche e valorizzando la risorsa più preziosa, cioè i lavoratori. SLP, il nostro sindacato, lavorerà in tale direzione. Ci sono problemi allo staff, per la contrazione di personale che sta vivendo in quest'ultimi periodi. Processi appunto di concentrazione di strutture ed attività, l'assenza di prospettive di miglioramento in termini di carriera, la frequente esclusione dei sistemi premianti ed incentivanti. È ovvio che tutto questo mortifica pure i lavoratori di quel settore, Pino. Forse un pochino abbandonati negli ultimi tempi. Anche perché vengono richieste sempre più nei confronti di quei nostri amici competenze sempre più, no, più gravose, più con responsabilità, proprio per i processi veloci che l'azienda sta mettendo in campo. Anche sulle figure commerciali, ci muoviamo nel campo dell'addestramento, della formazione vera, non della formazione vera. Problema questo che assume oggi una rilevanza diversa dal passato, soprattutto in riferimento ad una strutturazione d'impresa che si muove a grandi passi verso un concetto di completa finanziarizzazione, con annessa questione delle conseguenti responsabilità. La MIFID, la profilatura, consulenza guidata, sono materie da comprendere fino in fondo, con adeguati e necessari approfondimenti che conducono alla piena consapevolezza dell'esercizio del ruolo e non solo quello di vendere ad ogni costo, per poi scaricare, in caso di incidente di percorso, responsabilità esclusivamente su chi pone la propria firma sui modelli e prospetti di vendita. Non è più possibile avanzare su un simile crinale con leggerezza e superficialità, nella consapevolezza delle mutate sensibilità ed attenzioni del Paese sulla materia a seguito dei tanti scandali emersi nell'intero mondo finanziario. Per quanto riguarda invece la decisione di corrispondenza, nasce tutto dall'accordo 2015, posta e stravolge il settore con ricapito a giorni alterni e pone sul tavolo elementi negativi, come il superamento della titolarità di zona, che peraltro era rimessa di nuovo in queste ultime settimane. L'azienda voleva introdurre anche un altro meccanismo dell'ipotesi appunto di spostare il titolare di zona per un mese, la modifica dell'orario del lavoro, la flessibilità operativa senza limiti e mobilità di personale fuori, addirittura senza regole, senza confini. Beh, era su quello che, pur sapendo che l'azienda sarebbe comunque andata avanti, abbiamo ritenuto firmare quell'accordo proprio per salvaguardare quegli elementi sopra appena detti. Ma è evidente ed è sotto gli occhi di tutti che il recapito a giorni alterni mostra tutte le sue inefficienze gestionali ed organizzative, compressione delle zone di recapito, uscite in ritardo dei portalettere, quindi che non rispettano poi i famosi accordi che avevamo in precedenza sottoscritti. L'accordo stabiliva pure processi di ricollocazione del personale eccedentario, a distanza di un anno nulla è avvenuto. E se in alcuni centri le cose sembrerebbero che vadano un po' meglio, un po' bene, è perché quel personale è rimasto tutto lì dentro. Quelle eccedenze di personale sono rimaste lì e vanno magari su zone a due, in coppia. Anche le linee plus non sono ancora ben definite, non si capisce, no, qual è la sua giusta misurazione di una prestazione giornaliera, fino tant'è che si sta facendo una confusione terribile. Non si capisce quali prodotti debbano recapitare, insomma anche qui stortura ovunque. La cattiva gestione dell'accordo da parte dell'azienda ha fatto sì che tutte le nostre preoccupazioni si avverassero. Pertanto, come proposta sindacale della nostra segreteria generale, si potrebbe immaginare che la linea universale svolga il servizio quotidiano,
riadattando le zone con parametri attuali. Si possono prevedere, per esempio, un certo numero di linee plus che siano dedicate prioritariamente ai soli prodotti pacchi, che rappresentano l'obiettivo di crescita aziendale. È quello che sta dicendo dappertutto noi, il nostro amministratore delegato, la stessa azienda, ma che abbiamo detto precedentemente noi ci siamo arrivati in ritardo, noi lo diciamo da anni che erano i pacchi il prodotto da dove investire. Alle quali si possono altresì affidare oggetti e consegna veloci o valore aggiunto nel caso di difficoltà nelle zone universali. Queste sono le proposte che sono state avanzate. Il modello relazionale non funziona. L'arroganza di un management che pretende di far avanzare processi così complessi in maniera unilaterale ed autoreferenziale sconcertano un po'. Qua c'è la parola arroganza. Pino, è successo l'altra volta qui in Calabria, il capo RAM in una videoconferenza spifferava parole e parolacce da ogni angolo della sedia, lui e qualcun altro a fianco, cioè in videoconferenza con i suoi collaboratori, i responsabili del CPD, del CSD, monitoraggio. Questo è poi a volte anche il grado anche di culturale forse che ci sono tra i dirigenti aziendali. Il termometro quindi di una simile preoccupazione risiede nella mancata constatazione di una massiccia e convinta partecipazione di questo popolo, quindi recapito, alle azioni vertenziali posto in essere dal movimento sindacale in questi ultimi tempi: assemblee, Pino, rifiuto delle prestazioni aggiuntive, lo sciopero generale del 4 novembre, uno sciopero proclamato dopo tanti anni, ma che ha infiammato appunto anche le principali piazze italiane. È ovvio che vi ricordo che dal giorno 13 marzo al 12 aprile c'è lo sciopero delle prestazioni straordinarie che riguarda l'intero settore di Poste. Quindi io credo che anche qui un ulteriore, perché adesso noi stiamo parlando tra noi, tra il quadro dirigente, quindi deve partire da noi una grande azione di sensibilità, no, di sensibilizzazione verso gli uffici postali. Quindi credo che siamo impegnati adesso in questi, subito dopo il congresso, fino anche attraverso assemblee o comunque. Sensibilizzare anche attraverso quella nota vostra della segreteria nazionale che è piaciuta moltissimo, perché va in direzione proprio di sensibilizzare addirittura all'esterno, quindi molto molto bene. L'attività sul, perché poi alla fine le relazioni si completano un po' anche con quello che si fa sui territori. Io lascio anche, come ho detto prima, alcune cose a Pino, a Enzo, anche a voi tutti, no? Quegli spunti che poi possono essere anche integrativi a quello che dico, perché io non ho parlato, sicuramente non avrò detto tutto, sicuramente avrò detto qualcosa che no, magari già sapevate, però poi alla fine sono gli amici presenti al tavolo di presidenza, no, che andranno anche a completare e andare a fare ragionamenti ancora più alti. Per quanto riguarda invece la nostra attività sul territorio, Pino, nonostante le innumerevoli difficoltà del momento, i risultati proselitistici non credo che debba di nuovo, perché io di solito non lo faccio mai, no? Però i dati sono più che confortevoli in questa struttura ormai anche apportata, quindi Catanzaro, Crotone e Bibbo, quindi sono confortanti. E sono soddisfacenti anche perché la nostra presenza, vicinanza è continua e costante, ma forse dobbiamo fare di più qui,
mi rivolgo a me stesso, dobbiamo essere più presenti sul territorio, sugli uffici. Purtroppo questo è il nostro compito. Non, nessuno ce l'ha, come diceva il mio amico, non ce l'ha ordinato il medico. Il sindacato vive sul territorio. Se manca la presenza sul territorio, perché a volte non si... lo dico così spontaneamente, non risolvi i problemi, magari non, se non risolvi niente andando nell'ufficio, ma già solo il fatto di vederti, di poterti dire qualcosa, di potersi sfogare, è già un conforto. Dice, c'è qualcuno che mi sta ascoltando, perché l'azienda è ovvio che non ascolta, in questo momento non ascolta, o meglio, ascolta quello che vuole sentire, vuole ascoltare. Ma non solo per, quindi non solo per l'assistenza che forniamo, ma soprattutto per le vertenze, le denunce, Pino, che questa organizzazione promuove soprattutto sul tema della sicurezza e sulla carenza degli organici. Per quanto riguarda il recapito, non c'è poco, siamo tutti i giorni la viviamo la situazione. Infatti a fronte di esodi pensionistici che sono avvenuti a fine anno, la situazione è drasticamente peggiorata, tant'è che il ricorso agli straordinari e i continui distacchi sono ormai divenuti la regola quotidiana. Non si intravede ancora la volontà aziendale verso la trasformazione dei part-time, né mai utilizzata la clausola elastica in questa regione, ma almeno parlo di Crotone, no, mai. Le sportellizzazioni quasi dimenticate dall'azienda stanno mettendo a dura prova la tenuta dei presidi sul territorio. Tutto ciò dovuto anche a un management territoriale, signor Minicucci, e qua io mi faccio una parentesi, perché su questo il nostro segretario regionale Enzo da tempo sta lottando verso, no? O meglio, più che lottando, si sta proprio arrabbiando e incavolando tantissimo verso un atteggiamento così cattivo, no? Di questo dirigente sindacale Pino, che mai visto nella storia, almeno nell'ultimo recente. Cioè, dire che col personale che c'è si può andare avanti, perché interessa evidentemente, ormai lo sappiamo, soltanto la vendita di alcuni prodotti, quindi non ma dire che personale è sufficiente, dire che nonostante le uscite pensionistiche non se ne vuole discutere, non si vuole nemmeno parlare di quante persone, no, devi andare magari a vedere. Per fortuna che io conservo sempre gli accordi per le uscite, quindi so che sono 7, 8, 9, poi in una provincia piccolina come Crotone, mi soffermo soltanto un secondo su Crotone, è ovvio che 10 uscite a fine anno hanno un dato percentuale altissimo, catalogo, me lo insegni, perché su 100 portaletti, su 100 sportellisti, 10 che vanno in pensione è il 10%, più il 20 che c'era già prima, quindi siamo al 30% di carenza. Questo è il dato. Poi quando vai con i numeri magari si scandalizzano, perché ci dai fastidio. Noi dobbiamo dar fastidio, perché sennò questi ci mangiano, sennò continuano a mangiarci le ossa, ve lo dico, perché vedete, chi vi parla, faccio una piccola cosettina di presunzione, non c'ha 10 anni di servizio, non ce n'ha 20 o non ce n'ha 30, ce n'ha di più. Ce n'ha di più di anni di servizio in Poste Italiane. Ovviamente, primo agosto dell'anno, sempre iscritto a questo sindacato, lo devo dire, quindi mai un momento di debolezza. Nonostante tutto, come si suol dire, come dice qualcuno, nonostante tutto, non mi piaceva l'uomo, ne andavo da un altro. Io sono stato 15 anni a Milano, quasi 15 anni. Non mi piace Franco Ardito? Vado da prete. Andavo da Villa, andavo da tutti gli amici nostri passati, ero sempre libero, perché credevo, no? Cioè, credevo in questo movimento sindacale, perché era un movimento già allora che era
un movimento quasi moderno, che guardava avanti, 30 anni fa, diceva l'ardito, guardate che fra poco privatizzeranno Poste Italiane. E già se ne parla da tanti anni di Poste Italiane, di privatizzazione, mica di oggi. E allora quello mi affascinava, quel mondo mi affascinava. Non mi ha dato, sono rimasto sportellista io, quindi non. Però mi ha dato tanto il sindacato, sotto l'aspetto culturale, di socializzare con gli amici, di aver creato una rete. Fermo restando che il carattere ovvio non si cambia, non si modifica, si cerca soltanto di migliorarlo un pochino, e il carattere è rimasto sempre quello. Tutto ciò quindi dovuto anche a un management appunto come Menicucci. Io mi auguro che il nuovo quadro dirigente che uscirà stasera da questa assise congressuale sappia interpretare le dinamiche e i futuri cambiamenti del mondo del lavoro, ma soprattutto sappia rappresentare gli interessi e le aspettative della categoria. Quindi mi attingo alle conclusioni, che sono appunto come semplice spunto di riflessione del dibattito congressuale che si sta sviluppando in ogni parte d'Italia, perché voi dovete, amici, sono momenti di belli, momenti di elevata, anche momenti politici forti, dove in tutta Italia si stanno appunto celebrando i congressi della CISA a qualsiasi livello, in Poste Italiane, Pino, ma anche Enzo adesso che ha fatto già quello di Reggio, quello di Cosenza, si appresta a celebrare il congresso regionale prossimamente. Ci vuole tanta forza. Per la verità, anche se stai male, devi comunque rappresentare, devi comunque essere presente. Devi convincere il medico invece di domani, stasera. Perché devi essere sul campo, devi essere presente, perché sono momenti di grande di celebrazione, momenti di importanti per la nostra organizzazione. Mi rendo conto quindi che non è semplice riepilogare in poche righe, in pochi fogli, gli accadimenti che hanno caratterizzato 4 anni di mandato sindacale. Anni di intensi e di totale dedizione a questa nostra organizzazione. Grande perché grande è la passione che la anima in tempi di non incertezza per i corpi intermedi nelle moderne società. Ringrazio tutti voi per aver sostenuto le nostre strategie, difeso con orgoglio di appartenenza anche e con impegno, gesti semplici, con le amicizie, senza chiedere nulla in cambio, se non il rispetto, la considerazione, la dignità di sentirsi parte integrante di una grande squadra come la nostra. Ringrazio per il tempo quindi che avete sottratto e che abbiamo sottratto un po' alle nostre famiglie, ai nostri figli, ai vostri figli, per il coraggio che avete dimostrato anche nella difesa delle nostre ragioni in tutte le fasi più delicate e complicate che abbiamo attraversato, per aver sfidato senza timori l'arroganza di un management che ha avversato il sindacato tutto, mistificando merito ed idealità. Ma il ringraziamento più sincero va a tutta la RSU, all'intero quadro dirigente, a tutti gli amici, che chi in un territorio e chi in un altro, Crotone, Catanzaro, Vico, hanno in questi anni ci sono stati vicini quotidianamente, col cuore. Enzo, quel cuore lì, SLP nel cuore, senza chiedere nulla in cambio e non dimostrando mai segni di debolezza, anzi, i nostri amici, quelli che ci sono più vicini, quelli che non chiedono nulla, se non quell'amicizia, quel modo anche di parlare tra noi, di stare insieme, anche di andarci a mangiare una pizza sul lungomare, ci incoraggiano sempre di più
verso una la nostra missione, verso anche il nostro operare, che deve essere sempre più, più profondo. Io vi abbraccio. Sì. Vi abbraccio tutti, consapevole di aver dato tanto, però vi assicuro di aver avuto, ricevuto tantissimo da questa organizzazione, tantissimo veramente. Quindi ancora grazie e con essere qui.